eccoli qua. Via. Cari amici, abbiamo fatto vedere questo piccolo opuscolo che è stato pubblicato qualche annetto fa dal nostro caro amico ormai scomparso Guglielmo Maria Lodi Ghetti, primo presidente di Alba Mediterranea. Questo è stato pubblicato qualche annetto fa, dicevo, e il titolo è Liberiamoci dalla dittatura usurocratica e guerra fondaia del dollaro, in God Money We Trust, metastasi del mondo. Quindi noi, è un atto di, come dire, dichiarazione di anticipazione, oggi qualcuno ha cominciato a capire di che si tratta, quando si tratta di potere monetario, noi l'avevamo già scritto, lo vogliamo far vedere per, soprattutto per i nostri amici, per dire che noi non siamo degli sprovveduti che sono arrivati all'ultimo minuto pensando bene di sgraffignare, di sgraffignare qualcosa. L'altra cosa che voglio far vedere e consigliare è il libro del nostro amico Marco Saba, edito da Arianna Editrice, facilmente reperibile su internet, e di cui questa sera non leggeremo la parte che volevamo leggere, ma che, di cui consiglio l'acquisto e la lettura. O la banca o la vita, le trame segrete del sistema finanziario mondiale. È una delle opere più importanti di uno degli autori più noti, anche lui anticipatore in Italia della cultura che non è assolutamente complottismo, della cultura vera, per conoscere anche esattamente di indagine reale sul campo all'interno delle istituzioni bancarie. Quindi non scordiamoci mai che lui è detentore di una compartecipazione agli utili che ha scovato nei bilanci della Banca d'Italia per circa 180 milioni di euro. Esattamente. Vi leggo semplicemente una cosa che è scritto qua dietro. Qual è la vera natura del sistema bancario e finanziario mondiale? Cosa sono e come agiscono su scala globale i cosiddetti poteri forti? Mi è arrivata un'informazione relativa alla Gabanelli, perché pare che, io non so esattamente, forse domani sera, domenica o lunedì. Sì, anche la Gabanelli l'ho scoperto. Dopo che noi 2 anni gli mandiamo email di ogni tipo di incitazione, l'altro ieri l'altro ieri è stato pubblicato. Va bene, comunque va bene così. A noi va bene così, perché comunque sia, la Gabanelli è una sanzione a livello ufficiale, sia pure di quella. Ma soprattutto non una sanzione a nome della Gabanelli, ma sanzione dei mandanti della Gabanelli. Esattamente. Che evidentemente hanno ritenuto opportuno uscire la notizia. L'ultima cosa di cui che vi voglio far vedere, perché è importantissimo, ovviamente ne tratteremo nei nostri prossimi video. Questo molto bello. È un testo fondamentale della politica attuale. Esattamente, storia della rivoluzione francese. Per capire i meccanismi della politica bisogna conoscere quelli della rivoluzione francese. Questo è un testo edito in Italia, guarda che è stranissimo che sia stato pubblicato in Italia un testo così. Mi è scappato, sì, mi è sfuggito. Delle edizioni Ponte alle Grazie, sono circa 1000 pagine. Qua c'è tutto. Noi leggeremo, perché è molto interessante. Quando si parla di rivoluzione francese, intanto bisogna dire che le rivoluzioni francesi sono state molte. Parliamo della classica. Sì, ma all'interno della classica ci sono stati vari tagli che identificano delle specifiche modalità di rivoluzione. Bravissimo. Con personaggi diversi, con volontà diverse. Moltissimi! Certo. Personaggi incredibili, quantità, ma altro 4-5, sono centinaia. Personaggi di primo piano. Tipo De Moulin, di cui non si parla mai. Esatto. Parlo di dopo.
cosa più interessante è che la rivoluzione francese viene fatta terminare ufficialmente dopo Termidoro, cioè dopo il 1794. Quello che io leggerò in un proseguo di tempo è quello che è avvenuto tra il 1795 e il 1800. Quella è stata la vera presa del potere, il vero scontro, il vero scontro, la vera lotta personaggi del potere, esattamente. Allora, adesso detto tutto questo, no, ma aspetta, non è che è intenzionale la cosa, perché non si deve sapere quello che è accaduto dal 94 in poi, esattamente, al 2000, bravi, al 1800. Allora, abbiamo alcune cose da leggere. Il primo, che è importantissimo, Vendola genitore, ecco. Ne riparleremo anche di questa cosa. Un caso politico, lui è solo amore. Allora, è solo amore, amore del potere. Allora, diciamo come stanno le cose. Intanto Vendola è un omosessuale che si è avvalso della sua omosessualità per fare carriera politica. Primo. Secondo, tant'è vero che poi è una strana omosessualità questa, in questo senso, perché il compagno di Vendola, per me non è proprio amore, il compagno di Vendola ha la faccia della checca. Allora, molti non sanno cosa significa. La checca è la prostituta omosessuale. Allora, veramente è la checca. Allora, questo vero amore non c'è, anche perché è un falso. Vendola è un falsario, mi citasse ovviamente. Io non è che non credo all'ampiezza del suo bucio di culo, perché anche se lui viene in causa e mi mostra il bucio di culo, io dico che non è quello il problema, perché lui potrebbe anche avere il bucio di culo largo, sbiancato, sbiancato di sicuro, ma largo come quello di un rinoceronte, che dici tu? Però, no, perché i rinoceronti dopo la scopata ci danno anche con la corna dentro il culo. Potrebbe anche averli, ma non sembra il gran vignol, a te ti fa una sega. Vabbè, mettiamo da parte questo. Allora, sono importanti queste, sono considerazioni molto vitali, no? Ecco, sono, poi, diciamo, non a caso dette da vitali. Poi oltretutto andate a vedere, cari amici, e su Alba Mediterranea, che vedrete anche un pezzo jazz eccezionale, che è stato suonato proprio oggi pomeriggio, che si chiama Vitali Blues, o sbaglio? Assolutamente vero, del grande musicista Giorgio Chiertier, ravvenate come me. Allora, l'ultima cosa, e questa è una considerazione che vogliamo mandare ai nostri amici profroci, cioè tu ti vanti di essere omosessuale, cioè transgender, tu sei un proprio, ma lui transgender non può essere padre. Questa tua voglia di essere padre denuncia una cosa importantissima, un ruolo maschile, un ruolo di uomo, perché l'uomo, solo il maschio può essere padre, e su questo non ci piove assolutamente nulla. Nei prossimi video che faremo mostreremo tutta una serie di libri, di testi, di psicologia, di psicoanalisi, di storia dei popoli, di mitologia, che confermano questa condizione fondamentale, la condizione e soprattutto di cultura romana. Noi, siccome noi ci riferiamo, grazie ovviamente alla estrema divinità del grande Priapo, no? Diciamo, se Vendola fosse veramente un frocio, cioè mentalmente, dovrebbe essere anche lui un seguace lì, no? Del grande Dio Priapo, che dici tu? Tendenzialmente. E c'è poco di sì, perché lui avrebbe dovuto andare con un acero, no? A pregare al grande Dio di potersi autoinfilarsi il ciro su per il culo, o lui, o la checca, mica sua, non so, vabbè. Allora, stringiamo? Sì. Quindi non è solo amore, è un falso, è un falsario, non può essere padre, non può vantare, a parte l'irregolarità di questa sua adozione dovuta solo al fatto che è uomo di potere, ma a parte quello non può vantare un desiderio di paternità, uno che per definizione non deve esserlo, l'ha detto lui, e forse, per dire, forse un frocio nascosto, dicevo, è
un froce nascosto, si fa passare per maschio. Quello è anche comprensibile. Ci sono tanti preti che poi, no, a furia di farsela con i ragazzini, trovano anche una femmina, capito? Di quelle che frequentano, no? I monasteri, la canonica, il confessionale, no? Poi alla fine lo seducono veramente e diventa padre. Ma insomma, ci siamo capiti, cari amici. Io quello che dovevo dire l'ho detto. Poi proseguiamo. Così hanno ucciso i due italiani rapiti. Questa è una cosa molto bella. Così hanno ucciso i due italiani rapiti. Il titolo è bello, il fatto un po' meno, ecco, diciamo. Diciamo che sì, però questa è una cosetta che noi dobbiamo dire. Che poi, in questo occhiello di lato qui, no? C'è l'imposizione da parte dell'ambasciatore degli Stati Uniti all'Italia: voi potete inviare a Tripoli fino a 5.000 militari. Ce lo deve dire lui? E ce lo, sì, appunto, dico. E se la vogliono mandare 5.200? E allora che... Oh, Renzi, allora ce la... No? È veramente avvilente, degradante. Appunto. Allora, un'ipotesi veramente interessante che dobbiamo fare, perché poi... Beh, c'è chi fa... l'utero in affitto e chi fa l'esercito in affitto, esattamente. Allora invitiamo Renzi, no? No. Invitiamo Renzi a dare l'utero in affitto e a non mandare in affitto i nostri militari della Bossi. Per la Bossi magari l'utero no, magari un'altra cosa, un'altra volta. Alla Boschi la rinviamo al babbo, il quale babbo poverino che si è fregato, svariato i miliardi, 6 miliardi, in compartecipazione con una quindicina, 20 di altri soggetti, di puttane come lui, soggetti, sì. Il quale è obbligato a pagare adesso la Banca d'Italia complessivamente niente meno di la cifra esorbitante di 2.200.000 euro, cioè praticamente l'uno per mille di quello che ha rubato. Esattamente, però ritorniamo al discorso degli italiani rapiti. Noi non crediamo all'omicidio degli italiani rapiti, no. Cioè loro sono stati assassinati, ma per le stesse ragioni per cui è stato assassinato quel povero ragazzo, è torturato quel povero ragazzo in Egitto, le stesse identiche ragioni. L'Italia, secondo lo signori, parlo degli occidentalisti, non deve pretendere in Libia più di qualche scatolone di sabbia, quello che si diceva una volta, no? Per giustificare la nostra conquista della Libia. Ma ricordiamoci una cosa, che poi tra l'altro ci fu una battaglia col Partito Socialista di cui fu uno degli esponenti più visibili proprio Benito Mussolini, che si oppose alla conquista della Libia, ma non era una conquista. Parli del 1911. Esattamente. Ah, ecco. Dobbiamo sapere anche perché gli italiani. No, perché la riconquista della Libia del 38-36 è andata avanti grazie a Mussolini e a Graziani. Sì, è Graziani soprattutto. No, è stato nel 20 perché ci fu la ribellione dei Senussiti. Del leone, leone. Lì è la cosa molto interessante, che noi sappiamo che buona parte degli italiani non sanno nemmeno cos'è la Libia. Ricordiamo che la Libia è un territorio che comunque sia è talmente prospiciente con l'Italia. Ha sempre fatto parte della nostra sfera politica e geopolitica. Esattamente. Ma da sempre, dall'epoca delle guerre puniche. Beh, dall'epoca delle guerre pubbliche di sicuro, ma lì non era contestabile. Diciamo che ci siamo presi la Libia sottraendola alla Turchia, noi ce l'abbiamo invasa dell'impero turco. Esatto, no, per 1900. No, già era nato. Sì, era già degradato. Ne abbiamo approfittato. Per... Certo. Allora, qui la questione non è così. L'occhiello del Corriere della Sera ce lo indica in maniera molto chiara. I due sono stati uccisi in quanto italiani e per provocazione. Ah, l'altro ieri c'era l'anniversario della battaglia di Gallipoli. Esattamente.
L'altro tre giorni fa, la battaglia di Gallipoli fu dove Ataturk vinse come generale, esatto. E da lì costruì la sua carriera. Bravissimo, così si è fatto la carriera e la è stata la nomea come Turchia di paese occidentale, con tutti gli annessi e connessi. Esattamente. La battaglia di Gallipoli fu contro gli inglesi, fu che hanno preso l'avanzata tremenda. La battaglia di Gallipoli fu voluta da Churchill, il quale sì, fu molto coinvolto e ebbe delle grosse fu cacciato via dalla proprio conseguenza della sconfitta di Gallipoli, dell'invasione di Gallipoli, fu cacciato dal suo ruolo di primo lord dell'ammiragliato. Mutui la casa alla banca dopo 18 ore rate non pagate, e questa è una cosa importantissima. No, allora sembra che hanno fatto i nostri cari amici del Movimento 5 Stelle hanno conclamato una grande vittoria, ma che vittoria è se slitta da 7-8 mesi a 18 mesi, quando comunque non passa attraverso la giurisprudenza? No, ma c'è stata una presa di posizione di Grillo, il quale Grillo ha detto la legge deve essere abolita assolutamente, quindi questo, noi dobbiamo prendere atto di questo fatto. Qui c'è una battuta piuttosto simpatica che ci leggiamo, e questa è una vignetta. Vabbè, vai avanti lì che mi viene, sì. C'ho da fare. Stia tranquillo, dopo 18 scomode rate la casa non sarà più sua. Ecco cosa dice il banchiere o il bancario al mutuatario. Proseguiamo. State certi, ci guadagneranno gli islamici. Questo è 7, il settimanale del Corriere della Sera, e c'è un articolo abbastanza interessante di uno che se ne intende e che ha anche la libertà di dire quello che pensa. State certi, ci guadagneranno gli islamici. Il caso Reggeni è sempre più pieno di misteri, ma è chiaro come il ritrovamento del suo corpo torturato imbarazzi al Sisi. E questo indica chi può esserci dietro. Più chiaro di così, no? Questo noto commentatore, uomo politico di primo livello e soprattutto uomo che ha le spalle talmente coperte da poter dire quello che pensa. È uno dei pochi, che la maggior parte sono completamente asserviti al potere economico finanziario occidentalista e bancario. L'attaccano gli studenti. Esattamente. Questa è un'altra considerazione. Chi li manda gli studenti? Chi li manda quegli studenti? Appunto. A rompere le scatole durante le lezioni? Esattamente. Ma dille più forte, perché queste sono le cose che... Ma si sente. Allora. Anche perché poi deve avere una risonanza mediatica questo fatto. Esattamente. Più volte ripreso durante gli ultimi giorni. Esattamente. Gli eroi indifesi, questo è il venerdì, sono delle cose che questi le scrivono tranquillamente, ma noi le dobbiamo dire, noi le dobbiamo far capire ai nostri amici. Sono 132 i sindaci e assessori uccisi dalle mafie in 40 anni. 132. E poi giudici, agenti, sacerdoti. Li avevano lasciati soli. Ma che succede dopo che un uomo coraggioso viene eliminato? Abbiamo indagato tornando sui luoghi di due delitti che hanno commosso l'Italia. E qui c'è ovviamente un'inchiesta. Ma a noi quello che ci interessa è sottolineare la realtà dell'Italia di oggi, dove comandano solo le associazioni di stampo mafioso. Non diciamo mafia, perché la mafia è composta da gente d'onore vera, non è come questi cialtroni che hanno gestito e continuano a gestire l'amministrazione comunale di Roma e il PD, che sono tutti cialtroni, tutti vere e proprie associazioni delinque. Se qualcuno vuole delle prove, gliene diamo, ma gliene diamo tante, documenti alla mano, ma soprattutto quello che non compare, chiaro? È vero, cara promotrice della legge sul transgender? Ne sai qualcosa tu, è vero? Ne sai molto. Tu, il tuo amante o il tuo compagno, o cazzo che sia,
È strano che non sia un transgender anche lei, e soprattutto tuo fratello. Dici qualcosa su queste cose prima di parlare del transgender e dell'omosessualità, che sarebbe molto più interessante. Proseguiamo. Poi è uscito fuori una questione sulla quale dobbiamo assolutamente spendere qualche parola, perché è veramente una cosa incredibile. È la cosa che riguarda questa incredibile notizia, che ti immagini, cosa che scherziamo, eh? Vogliamo veramente scherzare. Che è una cosa da non pensarci. Wikileaks, ecco perché gli USA spiavano Berlusconi e Valentini, eccolo qua, è Wikileaks che lo dice, non solo spiavano Berlusconi, ma hanno fatto sì che Berlusconi desse le dimissioni. Ora, francamente, questa è una cosa che a noi è dispiaciuto molto, non perché stimassimo molto Berlusconi, ma non l'avremmo mai creduto così vile come si è dimostrato, perché è diverso. Oltretutto ha tradito un uomo come Gheddafi, che all'Italia ha sempre voluto bene, non diciamo perché la gente lo sa. L'Italia è stata aiutata economicamente e finanziariamente da Gheddafi ogni volta che l'Italia ne ha avuto bisogno. Non diciamo perché e non diciamo per come. Però è stato Berlusconi che l'ha lasciato solo, quando lui invece aveva bisogno. E lì non c'è niente. Se l'ha lasciato solo, probabilmente non sarebbe successo. Esattamente, non solo. Se io fossi stato Berlusconi, dice, non posso intervenire contro i miei pseudo alleati, perché Francia, Germania e Inghilterra non sono alleati dell'Italia, sono i veri, autentici nemici dell'Italia. Allora io l'avrei salvato in extremis e l'avrei fatto nascondere in una segreta del Vaticano, cosa che Berlusconi ha avuto il coraggio di fare. Poi è uscito fuori la questione relativa alla nomina di Monti, anche questa è una questione che è stata sollevata oltretutto da un giornalista statunitense che ha detto esattamente come stanno le cose, perché le cose stanno veramente così, sono state dette, sono state ripetute. Le interferenze che ci sono state da altri paesi senza nessun diritto sull'Italia per il tramite del cialtrone numero uno, un personaggio realmente ignobile che si chiama Giorgio Napolitano, se no non sarebbe stato fatto Presidente della Repubblica dopo aver fatto le 10 parti in commedia col Partito Comunista Italiano e quant'altro. E esce fuori appunto questa notizia della nomina voluta da parte di loro signori, parlando ovviamente di loro signori come potere economico finanziario mondialista, e contro Berlusconi, per la nomina dello stronzo. Io lo chiamo stronzo perché lo dovrei chiamare assassino delinquente, ma per il momento stronzo, perché ha una faccia e parla come uno che ha avuto una decina di ictus cerebrali. Poi quando uno ha l'ictus su un cervello che non funziona, capito? Questo accentua la caratteristica di handicappato, l'handicap totale, no? Mario Monti, se mi vuol citare, mi citi a giudizio. Vorrei che mi citasse a giudizio e venisse però come testimone, venisse come testimone al processo, no? Me lo voglio divertire. No? Il giornale, La verità su Re Giorgio e il 2011, ecco la storia del golpe anticavaliere, eccolo qua. Questo è stato pubblicato nel giornale, si dirà, il giornale ovviamente finanziato dal Cavaliere, va bene, però è vero anche che ci sia stato il golpe, ovviamente. Oramai l'hanno capito pure i bambini. Sì, i bambini, non la classe politica italiana. Non gli italiani medi che non sanno nemmeno chi era Berlusconi, sanno se no chi era Mussolini. Forse
sanno che è esistito uno che si chiamava Dante. Zapatero, eccolo qui, Zapatero. Questo è molto importante. Lo ha detto Zapatero. Quando Berlusconi si ribellò al Fondo Monetario Internazionale, l'UE iniziò a pensare a Monti. Ce l'avevano lì pronto, capito? Oh, va tenuto presente che Monti, e adesso lo diciamo perché vogliamo commentare il commento che le ha fatto l'ex Presidente della Repubblica, il ultradelinquente Giorgio Napolitano, e questo ce lo leggiamo perché è troppo bello. Quindi questo è un articolo che si trova su Il Fatto Quotidiano. Eccolo qua, Il Fatto Quotidiano, eccolo qua. Il Presidente della Repubblica, i fatti, il logoramento della maggioranza di centrodestra, i litigi tra Berlusconi e Tremonti, le sollecitazioni dell'Unione Europea al governo, la bocciatura del bilancio alla Camera e anche che lo stesso Cavaliere convenne sulla necessità di dimettersi. Certo, gli hanno fatto crollare le azioni in borsa, ha ritenuto opportuno di dimettersi. Però ci sono delle considerazioni molto belle. Lo chiama logoramento. Allora, il complotto è fumo, solo fumo. Gli incontri con Monti ci sono stati e parecchi, anche prima del 2011, perché era un punto di riferimento. Quindi Monti era un punto di riferimento, perché? Perché Monti, che era stato commissario all'Unione Europea, fu costretto a dimettersi perché gli fu detto a Monti e ai suoi compari o la galera, perché erano dei ladri matricolati, dei cialtroni, delle teste di cazzo, degli incompetenti, degli amici, quello che te pare, gli hanno detto o la galera o vi dimettete. Dopodiché Monti si è dimesso, o l'hanno fatto dimettere, nel senso che forse non è nemmeno capace di scrivere una lettera di dimissioni. Se non è vero, Monti, vieni in tribunale con me, ci vediamo assieme al tribunale, è così bello. Vengono tanti amici a salutarti, possibilmente a buttarti in faccia qualche, in attesa di buttarti qualcos'altro, qualche uova marcia, no? Dunque, è questa la sintesi della lettera che il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha indirizzato al direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, al Consiglio, dopo le anticipazioni del libro di Alan Friedman, dalle quali è emerso che il capo dello Stato aveva avuto colloqui per sondare Mario Monti. È una puttana, le puttane gli dai qualche soldino, tanto i soldini ha avuto, no, ha sistemato la villa su sul Lago Maggiore. La villa da 6 milioni di euro. Esattamente. Non è che arriva così per caso. Esattamente, il sistema di figlio, il figlio sistemato, mi pare, da Goldman Sachs come direttore generale. Questa è un'operazioncina. Un uomo dedicato alla patria. Tutto un uomo pezzo. Che si è sacrificato tutto d'un pezzo. Beh, pezzo del bene, ovviamente. No. Citami Mario Monti, portami a giudizio. Per sondare Monti già a giugno 2011, mentre la nomina a senatore a vita e poi di Presidente del Consiglio per il professore furono decisi dal Quirinale solo nel novembre successivo. Ma io mi domando, com'è che Monti l'hanno nominato senatore a vita, sì, e a Matteo Renzi no? Perché sì, questa disparità di trattamento tra infami? Esattamente, pari sono, no, ma o tutti e due senatori a vita, oppure nessuno è troppo giovane per essere, sì, senatore. No, oramai non c'è più quella distinzione, sì. No, capito? Ma anche Letta, poverino, Letta. Vogliamo fargli mancare una senatura, no, a vita? No, Letta. Senatore a vita a letto. Gentile direttore, si scrive, guarda che Giorgio Napolitano sa anche scrivere. Lo sapevi che sapevi? No. Lo conosciamo da molto tempo il personaggio. Dice che, posso dice che ha fatto il goof. Ha fatto il goof. Gentile, no, direttore. Ha fatto la talpa. Magari. Ma il nostro amico Napoli Libera ci ha dimostrato perché
lui era stato favorevole all'attacco alla Russia, perché Giorgio Napolitano è sempre stato legato a quegli ambienti che ti consiglio, sono ambienti eccezionali, molto fedeli alla loro religione, che facevano capo a Giorgio Amendola. Ricordiamo che il padre di Giorgio Amendola, che non era ebreo, aveva però sposato la sorella di Béla Kun. Cari amici, Béla Kun, diciamo chi era Béla Kun. Béla Kun. No, Kun, Kun, Kan, Cohen. Kan, Cohen, come li volete chiamare? Curucu, quello che fa. Andate a leggere cosa diceva Béla Kun. Sì. Béla c'è un significato ben importante, ben preciso. Béla. L'abbiamo già detto. Vabbè. Allora, andiamo avanti. Naturalmente non poteva abbandonarsi ad analoghi confidenze, anche se sollecitato dal signor Friedman, il Presidente della Repubblica, che deve poter contare sulla riservatezza assoluta delle sue attività formali ed egualmente di quelle informali, contatti, colloqui con le forze politiche e con altri soggetti, esponenti della società civile e delle istituzioni. Vede la sentenza numero 1 del 2013 della Corte Costituzionale. Noi ricordiamocelo che l'abbiamo denunciato quante volte? Per altro tradimento. Mi sembra 17 volte. Esatto, per altro tradimento. L'abbiamo denunciato solo 17 volte per altro tradimento. Ma non 17 volte reiteratamente per la stessa motivazione. No, tutte per motivazioni completamente diverse. Esatto, per fare una specie di reato completamente diverse. Nessuna difficoltà, certo, a ricordare di aver ricevuto nel mio studio il professor Monti più volte nel corso del 2011 e non solo in estate, conoscendo da molti anni, già prima nell'autunno 1994 egli fosse nominato commissario europeo su designazione del governo Berlusconi. Ricordiamoci, di nuovo, l'ho detto prima, lo ripeto, si dovette dimettere per non andare in galera. Questo è il commissario europeo Mario Monti. È falso, pre-galeotto, perché noi lo metteremo subito in galera, con le catene però, con le catene. Con i ceppi meglio. Con i ceppi al culo e con le catene al naso. No, ma bisogna dare un attimo una leggenda con una G sola agli ascoltatori, ai videatori, sì. No, visionari come noi, no? Che vedono che non sono come quelli che guardano la idioti, no. Quelli che guardano la televisione credono che si chiamano idioti. No, bisogna dare una chiave di lettura, perché sennò dicono questi sono megalomani, sì, allucinati, esatto. E anche giusto, diciamo, corrotti, sì. No? Perversi, sì. Ecco, non mi veniva la parola. Ecco, noi non siamo perversi, siamo incazzati. Che è diverso. No, ma io sono nemmeno incazzato. Incazzati, diciamo, profondamente, senza rabbia. Appunto, quando colpiremo queste persone, le faremo col sorriso sulle labbra. Certo, assolutamente, assolutamente. Serenamente. Allora, ma i veri fatti... Sobriamente. Sobriamente. Il problema più volte c'è da cedere Berlusconi, e apprezzando in particolare il suo impegno europeistico, che seguì da vicino quando fu deputato al Parlamento di Strasburgo. Quindi... Giorgio Napolitano fu deputato al Parlamento di Strasburgo e fregava i soldi dei cittadini italiani. E fu incastrato da quell'intervista, esatto. Di quel giornalista tedesco che gli fece fare una figura di merda a proposito dell'addebito dei viaggi, esatto, aerei, esatto, su come rimborso spese. Esattamente. Quindi un pidocchio, una sottospecie di pulce, un ladro di polli, solo lui poteva essere così nominato Presidente della Repubblica. Ma, d'altra parte, tutti i Presidenti della Repubblica avevano tanti altarini e tanti scheletrini negli armadi, ma non fino a essere ricattati sia dalla destra che dalla sinistra. Esattamente, questo è vero. Era quella la funzione del Presidente. Ma ci sono cioè, avere un badocchio che non conta un cazzo e che fa gli interessi dell'uno e dell'altro nel momento in cui viene ricattato dall'uno o dall'altro. Ma ci sono dei ricatti di grande significanza, come quello che coinvolgeva Sandro Pertini, il quale, come noi sappiamo, era fuggito più di una volta da un carcere fascista.
Ma capisci, questi ricatti. No, ma il fatto di fuggire non sarebbe illegale. È fuggire in maniera illegale, nel senso che aveva le coperture da parte della sinistra. Ma ovviamente. Quindi diciamolo, sì, perché sennò dice cazzo, è scappato, ha fatto bene. Sì. No? No, invece no, è scappato d'accordo con i fascisti. Esattamente. E se no non era ricattabile. E poi l'esaltatore della resistenza. Più era ricattabile, più si stava esaltando. E poi resistenza. L'elogio della prima guerra mondiale, parlare. Esattamente, no, ripetiglielo. Con le decimazioni, con le mitragliatrici, lui a comando dei decimatori, fucilati alle spalle, ragazzi dei 18-20 anni, Anche 17. Anche 17 anni, e lui che comandava il plotone di esecuzione, sì, con la mitragliatrice. Se non poveracci che non sapevano nemmeno per quale ragione stavano lì, i siciliani non sapevano leggere né scrivere, non sapevano manco esisteva il continente. Esattamente. Nel corso di così difficile per l'Italia e per l'Europa anno 2011, Monti era inoltre un prezioso punto di riferimento per le sue analisi e i suoi commenti di politica economico-finanziaria sulle colonne del Corriere della Sera. Un veggente. Egli appariva allora, e di certo non solo a me, una risorsa da tenere presente e, se necessario, da acquisire al governo del paese. Guardate che meraviglia! Uno davvero da nominare senatore a vita. Lasciarselo lì però. Nominato senatore a vita, messo un po' di colla nella sedia e lasciato lì a stagionare, notte, giorno, a stagionare per tutto il tempo. Perché... Ma i veri fatti, i soli della storia reale del paese nel 2011 sono noti e incontrovertibili. Ed essi si riassumono in un sempre più evidente logoramento della maggioranza di governo uscita vincente dalle elezioni del 2008. Basti ricordare innanzitutto la rottura intervenuta tra il PDL e il suo cofondatore, già leader di Alleanza Nazionale, il successivo distacco dal partito di maggioranza di numerosi parlamentari, il manifestarsi di dissensi e tensioni nel governo tra il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Economia e altri ministri, le dure sollecitazioni critiche delle autorità europee verso il governo Berlusconi, che culminarono nell'agosto 2011 nella lettera inviata al governo dal Presidente della Banca Centrale Europea Trichet, che noi abbiamo denunciato, esattamente, e dal perché governatore... questo signore è uno di quelli che si deve fare un mazzo di cazzi suoi prima di interessarsi dei problemi nostri interni, esattamente come abbiamo nominato anche altri che si fanno i cazzi degli italiani, compreso Draghi, che tutto è fuorché un italiano. Esatto. Allora, questo è l'ultimo commento che dobbiamo dire, perché il signor ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano dà per buono i richiami del capo della banca, di una banca. Allora, lo diciamo per i nostri amici, di una banca privata, sì, privatissima, in cui non entra un azionista che vuole investire. Esattamente. Quindi questo è uno degli aspetti fondamentali del potere reale che governa il mondo occidentale di oggi, ma con un territorio che si riduce giorno dopo giorno, ricordiamocelo bene, e che è appunto gestito dai banchieri che... Intanto cominciamo a dire l'Islanda, cominciamo a dire l'Ungheria, adesso già la Polonia. La Cecoslovacchia, la Repubblica Ceca, la Balcania, in generale. La Serbia, in particolare. Tanto per dire, soltanto per quanto riguarda i paesi europei o confinanti... Il Portogallo! Tutti quanti. Che hanno capito perfettamente che il potere o è politico, cioè di persone in un modo o nell'altro elette, o è finanziario, con queste superfettazioni magiche in mano ai poteri finanziari, economici e bancari. Quindi, più che magiche direi sciamaniche. Certo, nelle mani. Dopodiché qui concludiamo con un'ultima dichiarazione. E l'8 novembre la Camera respinse il rendiconto generale convergenza sul conferimento a Mario Monti, da me già nominato, senza alcuna obiezione, senatore a vita, dell'incarico di formare il nuovo governo.
mi scuso per aver assorbito spazio, si scusa lui, non si scusa nei confronti degli italiani gli 11-15 anni che è stato a romperci i coglioni e a denunciare e a rovinarci la vita a tutti quanti, no, si scusa per aver occupato lo spazio al giornale. Firma, non firma. Esatto. Il nuovo governo mi scuso per aver assorbito spazio, tutti dovrebbero ricordare circa i fatti reali che contribuiscono alla sostanza della storia di un anno tormentato, l'ha tormentato perché c'eri tu, mentre le confidenze personali e le interpretazioni che si pretende di darne in termini di complotto sono fumo, soltanto fumo, fumo che riesce dal culo a te, mascalzone, capito? E l'altra cosa che vogliamo dire è questa, abbiamo evidenziato come tutta l'operazione sia stata una manovra complottistica, a cominciare dal supervenduto, che è l'unica persona che in pratica finalmente i suoi seguaci hanno aperto gli occhi, che è l'infame Fini, che chiaramente... No, adesso sta ricicciando, ma stavolta gli dice proprio male. Sì. Finisce male lui proprio personalmente. Eh sì, mi sa che deve ancora dire. Mi sa che proprio qualcuno aspetta al barco per dargli un sacco di chiedere ai missisti, che gli hanno creduto fino all'ultimo giorno. E io ne so qualcosa perché io glielo andavo a dire a questi stronzi, voi continuate a dar retta a un delinquente. I missisti però mi sa che la lezione l'hanno capita, tant'è vero che appunto questo distacco di Fini da Berlusconi chiaramente si capisce perfettamente che sia stato dovuto a chi comandava, che gli ha obbligato di fare l'operazione, se no l'operazione questo non l'avrebbe fatta, quindi questo è molto chiaro. La nomina di Monti l'abbiamo detto, chi è Monti lo sappiamo perfettamente, un ex galeotto, perché io l'avrei comunque mandato in galera, qualora potesse andare al potere lo manderei in galera per tutte le truffe che ha fatto quando era commissario europeo, tutti i soldi che si è intascato quando era commissario europeo, se non è vero viemmelo dire, e questo ladro di polli che ladro di polli. Giorgio Napolitano si fregava i soldi. Mi devi dire una cosa, ma com'è che tutte le settimane ci arrivano due o tre lettere notifiche di archiviazione e non ce n'è mai una di diffamazione, di calunnia, di controdenuncia? Cari amici, denunciateci pure, siamo pronti. Qui c'è un ricorso che è stato preparato dai nostri avvocati, Procura della Repubblica di Roma, querela denuncia contro Oscar Luigi Scalfaro e Giorgio Napolitano. Ma potremmo risalire anche a Pertini, Questa è una denuncia di cui... Anzi, noi abbiamo fatto una denuncia a Pertini. Sì, che noi leggeremo la volta prossima, che è stata preparata in maniera adeguata, verrà presentato i prossimi giorni proprio basandosi sulle dichiarazioni del noto giornalista americano, il quale non è l'ultimo veduto, e che se questo giornalista americano ha scritto un libro su queste cose non ci se ne... non è... allora quest'uomo qui, questo giornalista non è napoletano, è un giornalista internazionale che ha un onore da difendere, è un grande giornalista, un grande periodista, come lo dobbiamo dire, è un grande scrittore, insomma a mescolare con Giorgio Napolitano, con Mario Monti, ma vogliate scherzare, e si mette in condizione lui di farsi, come dire, rimbrottare da Giorgio Napolitano, ma vi rendete conto, cari amici? Ma che cosa da una pulce e puzzolente come Giorgio Napolitano? Citami Giorgio Napolitano, citami il giudizio, stronzo. Sono corto. E saluta Michienghe. Spegni, va.